Bene, eccoci insieme anche oggi. Il periodo è ancora quello evocativo della Pasqua, quindi della rinascita, e in questa rinascita ci sono anche i progetti, le speranze e gli obiettivi. In questi progetti inseriamo anche Alemagna, luoghi e paesaggi lungo la strada statale 51, che è il progetto di un libro fotografico di cui ospitiamo il protagonista, o uno dei protagonisti, L'autore. l'autore, va bene, Giovanni Cecchinato, fotografo. Però il libro sarà realizzato con lo spirito delle produzioni dal basso. Adesso si usa molto questo sistema. Insomma, siccome si sa che editare dei libri ha un costo, soprattutto dei libri fotografici importanti, allora si cerca in qualche maniera di partire con le spalle coperte. E quindi attraverso produzioni dal basso è possibile già prenotare delle copie di questo libro. Ovviamente uno un libro al buio, se non per amicizia, non lo acquista, e quindi è stato realizzato un video che adesso chiedo alla regia di agevolare per spiegare il tutto. Vediamo. Perché fare un libro su di una strada? Perché questa strada è fonte di tante storie diverse. Ad esempio, la SS 51 è stata fondamentale per Venezia ed i suoi palazzi. Senza di lei, le mercanzie veneziane non avrebbero mai potuto raggiungere il nord. E dal nord, i pellegrini ed i grandi re non sarebbero mai arrivati tramite la Via Regia, perché così si chiamava in quei tempi, fino al miglior porto d'imbarco per le crociate in Terra Santa. Mi ha raccontato che senza il suo compagno di via, il Piave, non sarebbe potuto viaggiare il legname per creare le fondamenta della Serenissima e non si sarebbe potuto produrre energia elettrica per le moderne città industriali, giù lì in pianura. È stata testimone silenziosa di uno sviluppo accompagnato da veloci trasformazioni urbanistiche, dalla creazione di grandi opere di ingegneria, ma ha visto anche con sofferenza le tragedie dell'uomo, come nel caso del Vajont. Mi ha rivelato di strati geologici, di fragilità ambientali e di stupendi paesaggi montani, diventati patrimonio dell'umanità. Mi ha fatto riflettere sulla forte pressione del turismo nei territori del Cadorino e dell'Ampezzano, e sulla sua crescita turbolenta durante il boom economico degli anni 60. Un'altra confidenza che mi ha fatto è quella sulle infrastrutture parallele. Mi ha detto del suo difficile rapporto con l'autostrada A27, che ha aperto alla crisi e all'abbandono nei suoi storici centri abitati. Insieme a tutte queste storie, la SS 51 mi ha però svelato il viaggio. Unico vero valido motivo per percorrerla e conoscerla. E se amate la montagna e avete a cuore i suoi cambiamenti, questo libro vi accompagnerà in questo progetto durato per me più di 4 anni, lungo i 134 chilometri della vera attrice di questo libro, la Statale 51, meglio nota come Strada di Alemagna. Si tratta del primo libro fotografico che prova a raccontarne e intersecarne i tanti racconti. Edito da Penisola Edizioni, assieme ad Urbanautica Institute, La Alemagna è una pubblicazione ricercata e curata, con oltre 90 fotografie. Ha una narrazione chiara e dettagliata che vi permetterà di scoprire, come moderni viandanti, questa antica strada che è in bilico tra le bellezze e le criticità di un delicato paesaggio alpino e pedemontano. All'interno del libro, grazie anche al contributo di diversi importanti esperti, sono raccolti una serie di scritti, di illustrazioni, di approfondimenti storici che svelano retroscene importanti tra i segni del passato e le tensioni di un prossimo indeciso futuro. Ma solo grazie a voi tutto questo potrà diventare una realtà. Grazie solo al vostro supporto ed aiuto completeremo questo progetto. E a nome mio e a nome di tutto questo gruppo di professionisti vi ringraziamo dal cuore.
Bene, ottima la presentazione, quindi grazie. Insomma, il libro sarà sicuramente all'altezza, tra l'altro per quelli che come me erano curiosi, in ogni caso il libro sarà edito, infatti c'è una casa editrice, insomma, le sottoscrizioni, le prenotazioni servono evidentemente ad aumentare la tiratura. Sì. I testi saranno scritti da Riccardo Caltura, che è il direttore dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, Dionisio Gavagnin, che è un critico d'arte, un appassionato di fotografia, e Emiliano Oddone, che è un geologo di Dolomiti Project. Bellissimo. Prima fuori onda il nostro ospite mi spiegava che già nel titolo, insomma, c'è una questione dirimente. Luoghi e paesaggi, o meglio, territori e paesaggi, che in fotografia sono due cose diverse. Diciamo che lessicamente e soprattutto il termine paesaggio diventa un'accezione molto personale, cioè una visione personale. Sappiamo che lessicamente il termine paesaggio nasce recentemente nell'Ottocento tramite i francesi, che individuano questo termine paesage e lo fanno diventare una sorta di interpretazione a ciò che vediamo, e diventa dunque molto soggettivo e personale. A differenza di territorio, che è un elemento invece ben circoscritto e definito da dei confini e da dei limiti. Ecco perché all'interno del titolo c'è l'individuazione della parola paesaggi, proprio per far diventare questo lavoro fotografico anche una visione personale di questo territorio. Questo libro poi, insomma, è, come si usa dire, sulla notizia, perché immagino che questa arteria sarà importante anche in previsioni delle Olimpiadi. Esattamente, è una strada che ha tantissimi aspetti, tantissime tematiche da affrontare, non ultima chiaramente quella come è stato per i mondiali, ma anche quella delle prossime Olimpiadi. E quindi ci sono tantissime luci, cioè una rilevanza molto importante come arteria di comunicazione, ma anche con tante tematiche, le tematiche geomorfologiche, gli spopolamenti di determinate parti di questo territorio, e per cui sono tanti temi che si affrontano. Lei è un occhio terzo rispetto alla strada statale. Che idea si è fatto, frequentandola ovviamente per realizzare questo libro, rispetto all'impatto ambientale? Perché è stata anche un'arteria molto discussa. Assolutamente sì, le tematiche appunto sono molte. C'è da dire che è la prima strada in Italia in cui vengono affrontate le tematiche tecnologiche di utilizzo delle nuove tecnologie relative alle smart road. ANAS. Vale a dire? Vale a dire che ANAS ha costellato questa strada per circa 70 chilometri di alcune postazioni polifunzionali che dialogano insieme alle autovetture e dovrebbero rendere questa strada teoricamente più sicura. Vabbè. Per cui una sorta di progetto pilota. La frequento ma non l'ho mai saputo. Ecco, è la prima strada in Italia, per cui a fronte anche di grandissime tecnologie. Però ma questo va a prescindere dalla tragedia del Ponte Morandi, per intendersi. Assolutamente sì. Era un progetto già da tempo, gli abitanti si lamentano anche di tutti questi lavori continui, queste dunque modificazioni continue al manto stradale e così via. Allo stesso tempo le tematiche geomorfologiche sono molto importanti, perché sappiamo che anche solo a dicembre delle grosse frane sono cadute nel Fadalto, sono cadute nella zona di Acquabuona, sotto l'Antelao. Ci sono tematiche continue anche negli abitati di Cancia, in fianco a Borca, per le colate che arrivano dal Monte Antelao, per cui sono tantissimi temi aperti. A proposito delle idee che si è fatto, c'è anche un problema, secondo me, sociale, perché questa arteria ha, tra virgolette, tagliato fuori dalle direttrici di traffico località che mi vengono in mente, Perarolo ed Ospitale, così. Esattamente. A scottadito, come si dice. Ecco. Avendola frequentata, le comunità come percepiscono, come hanno questo rapporto? C'è una conflittualità, infatti nel video abbiamo in qualche maniera evidenziato questa conflittualità tra la nuova SS51, che è diventata A27 fondamentalmente, ma poi diventa S51 più avanti, da Longarone fino a Tai di Cadore. Secondo finisce il tratto autostradale, insomma. Esatto. E è stato declassato il vecchio tracciato, dove c'erano le comunità chiaramente più
antiche, per cui paesi da Termine, Rivalgo, Macchietto, Ospitale, Perarolo stesso, si sono trovati a perdere elementi popolativi. Ci sono alcuni paesi dove da 1000 abitanti sono ritrovati in 12, di cui magari 4 extracomunitari. Sono rimasti soli vecchi. In alcuni paesi tipo Rivalgo, ho visto che c'è una tendenza ad assorbire invece popolazione molto più giovane, dove si instaura in questo paese e cerca di sviluppare in maniera totalmente nuova alcune attività. Sì, perché quello che inizialmente poteva essere un dato negativo, forse in prospettiva, cambiando anche, voglio dire, il modo nostro di interpretare il rapporto con la natura, può diventare un asset importante. Importante. Alla fine di questo viaggio, che è diventata una sua amica, la strada statale. Assolutamente, c'è stato un dialogo continuo. E diciamo che io sono molto legato a questa strada perché la percorrevo quando ero giovane. Nasce questo libro proprio da un'esigenza di mettere in relazione il ricordo nostalgico, probabilmente una parte adesso un po' melanconica rispetto a quei tempi, di revisione. D'altra parte tutti cresciamo. Ma dai, è stato un viaggio dentro se stesso anche. Diciamo con i ricordi e il confronto con l'attualità. Il tempo passa e dunque quella strada mi ha anche fatto capire quanto sia cambiato. Ed effettivamente è vero. E a parte l'aspetto anagrafico, cosa ha trovato che l'ha sorpresa nella strada statale di oggi? Più che sorpresa, il bello di questo tipo di fotografia che si aggancia a scuole definite come quella della New Topography è la capacità di riuscire a interpretare i luoghi e a fare un'operazione di ricerca, per cui conoscere sempre di più piccole storie, piccole situazioni storiche, aneddoti, in maniera tale da, mano a mano che si fotografa il paesaggio, anche capirlo e acquisire delle informazioni storiche, culturali e così via. Grazie. Ringraziamo Grazie Giovanni Cecchinato, che è l'autore di questo libro. Grazie. Ne ricordiamo il titolo: Alemagna, luoghi e paesaggi lungo la strada statale 51, una produzione dal basso. Avete visto passare in sovraimpressione anche il riferimento internet, quindi lo si può prenotare secondo questa nuova metodologia che mi pare, devo dire, per certi versi entusiasmante, perché quella di compartecipare ad un progetto in itinere che comunque, insomma, abbiamo visto già in avanzato stato e soprattutto di qualità. Grazie. Complimenti. Grazie. Grazie. Ricordiamo il nostro ospite, Giovanni Cecchinato, fotografo. Grazie. Ed autore del volume. Ci si vede, alla prossima. Arrivederci.